Pierre Pichan nel podcast, leader di Hamas, noi anche contro l'Italia, Viminale, 400 militari in più nelle stazioni. Bassem Naim, medico che ha studiato in Germania, già ministro della salute di Gaza ed oggi coordinatore della logistica e ambasciatore all'estero di Hamas, è stato intervistato dal programma Agora su Rai 3. In riferimento alla posizione italiana sulla questione israelo-palestinese, ha lanciato un avvertimento. È un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti dell'aggressione contro il nostro popolo. Israele oggi non agisce da solo, Israele agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell'Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Come possiamo affrontare tutto questo, precisa Naim? Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro Gaza. Il 26 ottobre scorso Naim lo si vede accanto a Musa Abu Marzouk, responsabile di relazioni internazionali di Hamas, e al viceministro degli esteri russo con delega al Medio Oriente, Mikhail Bogdanov. Naim vive tra la striscia di Gaza, Beirut e Doha in Qatar. Non solo le parole di Naim, ma anche approfondite rapporti di intelligence hanno spinto il governo italiano ad inasprire le misure antiterrorismo. Pericolo numero uno sono i dubbi solitari che proprio delle parole del leader politico di Hamas sbarcato in Italia potrebbero trovare l'ispirazione per passare all'azione. Tra i vari provvedimenti spicca quello appena varato dal Viminale, che riguarda l'impiego di altri 400 militari dell'esercito fino al 31 dicembre, destinati esclusivamente alle grandi stazioni ferroviarie. A Roma ne arriveranno 105, mentre altri si aggiungeranno alle liquide già presenti a Milano, Torino, Bologna, Verona, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Palermo. A gennaio il contingente aumenterà di circa 1.000 uomini per attestarsi a 6.000 unità a presidio delle nostre città. Pierre Pichan, podcast.